Bravo. Santantino, Berna, Giacinto, terza posizione per lui. Quarta posizione, bravissimo Cavuto, che recupera diverse posizioni. Cavuto Michele, la categoria B, mentre Carmine Campitelli oggi si deve accontentare della quinta posizione. Cavuto gareggia per la cantina Tollo, mentre Carmine Campitelli gareggia per il gruppo CPL Imperial Marathon Chieti. Intanto arriva anche Bisogno, Alessio della Vini Farnese Pescara è il primo, arriva anche Narcisi Giuseppe della Podistica dell'Adriatico. Pavone, Pavone Gabriele concludono i servizi della... Arriva anche Angelone Ottavio, arriva anche Valente Pantaleone, intanto arriva anche Gianni Palmucci, sono ben quattro degli atleti che sono arrivati adesso, che rappresentano il gruppo sia nella classifica di società che a punteggio. E conclude il primo atleta di fuori regione, Righini Solerte del TLF Rimini, intanto conclude anche l'avvocato volante Federico Di Federico, ancora del 67. Adesso è la volta di Pruni Giorgio, Avis Forlì, conclude anche Pasqualone Gabriele. 61. 36. Crisante Vincenzo conclude anche lui, conclude anche Luciano Bianchi, Ranieri, conclude anche Federico Mario. È concluso anche Fornaro Cristian, gruppo podistico amatori pennesi. Tisbo Giuseppe conclude, Mazzolini Paolo ha concluso anche lui in difficoltà questa sera, ieri sera si era classificato nettamente meglio. Si susseguono gli arrivi, è concluso del Papa, dai. Buongiorno a te. Bravi ragazzi, Cristian Crui del Marathon Club Manoppello. Oppure Paradisi Franco, Atletica Capanne Perugia. 24. Ammirati da te, il gruppo in campo conclude. Formerola Gian Pasquale conclude, e conclude anche Franco Lini Angelo. Arrivati 72 52 Marcello. 33 Scusa Genio Baltasarre 8 della prima donna, intanto arriva anche Rampazzoni del Runners Cepagazzi, Battista Andrea Bersaglieri Pescara conclude, Pace Enzo Runners Chieti conclude anche lui. Ed ecco l'applauso per la prima donna, Lidia Scenda, che vista la vittoria di ieri sera e si avvantaggia. Lidia Scenna, arriva Guido Catenano, con cui arriva anche Carlo Rezzetti, e in seconda posizione bellissima Los Angela insieme a Pivetti, arriva anche Riccardo Carla Di Persio, arriva Ireneo Cilli Gianni conclude, Atletica Valtavo. 50esima arrivata. 21. Moroni Bruno, Atletica Capanne Perugia, conclude anche lui. Eccola qua che arriva anche la quarta donna. 10. Martina Petrini. Patrizia Lattugino. Giacomino, Lanzelmo, Giacomino, Runner Schietti conclude, dai Silvio, bravo. Conclude Buccella, davanti a Buccella, Restelli Franco dell'Atletica Capanne. Conclude anche Nicola Del Grosso dell'Atletica Campo Giurati Milano, Fabio Trubiani in difficoltà perché non va forte in discesa. Caporella Nicola, il crampo Lanciano conclude, conclude anche Luciano Di Marco della Nuova Atletica Monte Silvano.
Giulia Stefania della Vincarnese Pescara, Mirva Colangeli del gruppo amatori puristi pennesi 47, Borri Domenico, arrivate Prati Gabriele e e arriva anche Angelo Altamura Domenico, non sbagliare da solo perché vedete che si chiama Stefania se so che si chiama Paola. Arriva anche Martelli, scusa Paola, 89, arriva anche Gernando Castellano, arriva Mariotti senza numero, arriva Caprini Ghisa della Vigna Farnese Pescara, arriva Elena Tamaro della Runners Chieti, 3. Arriva Adamo Di Crescenzo in base al pettorale, dovrà essere 5. Uno dei favoriti, non è così. Arriva Mezzapesa Giovanni ultra maratoneta 31, arriva anche Enzo Frattini dei Bersaglieri Pescara e arriva Daniele il gruppo politico amatori pennesi. Adesso la volta di Rizzo Odone e di Pomponio Tonino e di Febo Venturino. L'ho dimenticato. Presidente della società Marathon Club Manoppello, Rizzo Odone, gareggia per la Libertas Padova. Hai preso dimestichezza con la frutta oggi. Dopo il quarto posto di ieri, il buon Montepulciano ti ha portato al secondo posto, vero? Sì, diciamo che in salita non sbaglio molto, però in discesa. Intanto è arrivato anche a Pugliese Antonino, anche lui del Crampo Lanciano. Mancano ancora diversi podisti che devono ultimare il loro ultimo, secondo e ultimo giro. Arriva anche Franco Camplone, Luca Di Marco Enza, chiedo scusa, Di Marco Enza. Brava Giovanna, gli amatori ponisti pennesi, bravo i campi, anche noi da dire, ah è vero, manca Renato che chiude la porta, un altro giro. Linda Morrone, brava Linda, sorridente, felice e fresca, amatore Pactotum e anche podista. Fa anche il bianchino, che fai davanti? Le frecce, no? Non il bianchino. Oggi non c'era un metro di pianura, gli atleti tutti felici. Soddisfatti non tanto, come no? Cioè, dovevano essere tre in giro, ne avete fatto solamente due. Milva, Monticelli, dei Bertaglieri. Vai in attimo, bello. Arriva anche Pina, Giuseppina, Cosica, Atletica Fomano. E arriva anche Anna Orsini, brava Anna. Anna Orsini e Anna Lea Bianchi concludono anche loro. Le signore non arrivano stanche, che non sappiamo perché. Evidentemente si sono buffate. Lidia Scena e Capuani Mario. Il presidente della Proloco di Matteo Enza e i componenti del comitato di Pier Domenico Enza, di Marco. Di Marco Enza. Perché cosa ne ho detto? E c'è anche Morena Franco. Lidia Scena, la vincitrice di ieri. Morena Franco. Non c'è. Aspettiamo Franco Morena, intanto è stata premiata la prima donna della vittoria della tappa di ieri sera, premia di Marco Antonio. E nel frattempo che accendiamo la prima di Franco Morena per ricevere il premio di ieri sera, passiamo la parola al sindaco che ci ospiterà di nuovo, forse anche fra 2000 anni. Intanto grazie agli amici che hanno voluto proporre questo bellissimo appuntamento
unico nella provincia di Pescara e tra i quattro della regione Abruzzo, che chiaramente ha dato la possibilità a noi come paese di farci conoscere e anche in qualche modo apprezzare le bellezze del nostro territorio. Io ringrazio Paolo Di Giampaolo, che è stato colui che ha voluto in qualche modo farci arrivare questa notizia di questa serata, di questa iniziativa, ma ringrazio tutti quelli del Giro d'Abruzzo che credo che abbiano veramente una grande capacità attrattiva, quella appunto di far conoscere fino in fondo le bellezze della regione Abruzzo. Questo è un fatto che va in qualche modo anche aiutato, credo, anche con l'assessorato regionale al turismo, che deve necessariamente sostenere queste iniziative, perché è lo sport quello più bello, quello più, come dire, naturale, ma anche quello che più entusiasma, perché è la forza che si ha in sé che consente poi di fare delle, come dire, corse o comunque degli arrivi, come dire, in qualche modo che anticipano gli altri. Devo anche ospitare questo primo appuntamento, spero non tra 2000 anni, noi ci candidiamo già per l'anno prossimo, se è possibile, per riavere questo importante incontro, sperando, ecco, che le bellezze del luogo siano quelle che più possano poi rimanere nella mente di chi ha frequentato questo nostro paese. Io chiaramente dico anche che noi siamo gemellati con Santo Stefano di Sessanio, saluto qui il sindaco Antonio D'Aloisio, che tra l'altro questa sera non è potuto venire qui perché ha una serata a Santo Stefano, e con Santo Stefano appunto c'è una particolare, come dire, affezione tra i due paesi, perché stiamo cercando di valorizzare non solo il versante della Maiella ma anche quello dell'Aquilano. Credo che tra qualche tempo riusciremo ancora di più in quello che stiamo facendo. Grazie a tutti, e se mi danno il premio di ieri sera, perché io non so adesso se arriva, che noi abbiamo il premio della serata di questa sera da consegnare, quello di ieri sera mi si deve un po' spiegare qual è. Un applauso. Immagino che ieri sera avete avuto anche un qualche oggetto di Santo Stefano, perché ci abbiamo parlato anche di quello. E adesso tocca a noi premiare il primo di questa serata, cioè di questo appuntamento, di questa tappa. Premiamo in questo modo, premiamo la prima classificata, che Livia Scenna, quindi di nuovo si riconferma, quindi diciamo la pietra della Maiella vi accompagnerà in questo nostro viaggio. Auguri e complimenti dall'amministrazione comunale che crede fortemente in questo sport. Pubblico valore. Invece premia il primo. La Prologo che ha voluto premiare anche con dei prodotti tipici, grazie anche all'azienda Sapore di Bea, che è un'azienda che si contraddistingue nella capacità della produzione e trasformazione di un cereale molto buono, che è il farro, che qui ad Abbateggio tra l'altro vede un'importante espressione locale di Abbateggio, dandoci l'appuntamento, speriamo per l'anno prossimo o per il futuro. Un applauso, già che ci siamo, con gli applausi anche alla benemerita per il servizio d'ordine impeccabile lungo il percorso, i carabinieri di San Valentino, alla Croce Rossa, che grazie a Dio non è servita neanche quest'oggi. Pertanto l'appuntamento per gli amici di Abbateggio per la partenza della cronoscalata da Silvi a Silvi Paese. Grazie di nuovo a tutti e buona serata, grazie di nuovo.